vera e propria campagna di sensibilizzazione, capace tra l'altro di così sollecitare anche quello che è l'estro creativo in ciascuno di noi. Parliamo di un vero e proprio concorso messo a punto da Seta, si chiama La finestra sull'autobus, e di questo parliamo con i miei ospiti, a cui do il benvenuto. E allora, benvenuto al presidente di Seta, Vanni Bulgarelli. Grazie, buongiorno. Buona giornata. Buongiorno. E poi i due premiati, i due vincitori di questo concorso, benvenuta a Cristina Bernardi e benvenuto a Simone Carpi. Grazie, entrambi vincitori di due sezioni, anzi no, giudicati da due giurie differenti, una per così dire di qualità, siamo in clima un po' sanremese, per cui esatto, possiamo usare anche questo termine, e invece un altro decretato proprio dalla giuria popolare. Insomma, un concorso, vero presidente, ragionato in termini molto seri e anche accattivanti, per sensibilizzare l'opinione pubblica, la gente, gli utenti all'utilizzo del mezzo pubblico. Sì, il progetto fa parte di un'idea più generale che noi stiamo cercando di affermare e di perseguire, e l'idea è quella che il trasporto pubblico locale non è solo un elemento essenziale per assicurare un diritto fondamentale dei cittadini, e cioè il diritto alla mobilità, a muoversi, a prescindere dalle proprie condizioni economiche e dal fatto che abbiano o non abbiano un'auto, che abbiano o non abbiano una patente, e quindi diciamo da questo punto di vista un servizio sociale importante, di primaria importanza. La nostra idea è che il trasporto pubblico locale è anche un modo intelligente per muoversi, visti diciamo in questi mesi in particolare di qualità dell'aria non propriamente di primo ordine, e sappiamo tutti che comunque, anche se qualche nostro autobus non è certo al meglio per quanto riguarda le emissioni, si produce un impatto ambientale molto inferiore utilizzando il trasporto pubblico locale piuttosto che il mezzo automobilistico privato, e quindi un modo intelligente. E allora abbiamo voluto affermare l'idea attraverso questo concorso delizioso, dove poi li vedremo, i ragazzi hanno fatto un lavoro straordinario, io li ho ringraziati sabato alle premiazioni, li ringrazio tuttora, perché senza il loro lavoro questo progetto non avrebbe potuto avere seguito. Bene, l'idea che invece il trasporto pubblico è anche un momento, diciamo, di tra virgolette liberazione del proprio tempo, trascorrendo qualche minuto più o meno lungo sopra un autobus si può fantasticare, si possono fare incontri, è un'occasione diciamo di rimescolamento un po' di rapporti, di relazioni, e i video interpretano in modo egregio questa nostra idea che muoversi con l'autobus non è solo appunto un modo diciamo intelligente, ma può essere anche un modo piacevole. Sì. Ovviamente lo sforzo nostro è quello di migliorare la struttura, i mezzi, ma anche il modo con cui i viaggiatori frequentano i nostri autobus per noi è decisivo. Che lo siano poi dei giovani è ancora più importante. Esatto, insomma, tra l'altro stiamo vedendo queste immagini che ci riportano proprio la giornata di sabato, il 6, con questo allestimento tra l'altro molto particolare, con le quinte costruite con gli autobus, no presidente? Sì, e la nostra Francesca Romanelli. La location è stata veramente molto indovinata, sì. Sono le nostre officine della sede di Modena, sì. Di Seta, e fanno da quinta i nostri autobus ecologici, e credo tra l'altro anche quelli un pochino messi meglio, e dà l'idea, come dire, palpabile di che cosa significa questo rapporto straordinario tra, sì, la creatività giovanile e il trasporto pubblico. Esatto, del resto utilizzare l'autobus è anche un modo per comunicare qualcosa di noi, no? Un nostro modo di vivere la mobilità, i nostri spostamenti. Noi diciamo sempre, sì, che in fondo l'autobus è un luogo pubblico, è una piccola piazza che si muove. Giusto, è vero, una piazza itinerante, e una piccola comunità. Esattamente, no? Una comunità che si sposta e si fanno incontri. E che si incontra anche solo per pochi istanti, innanzitutto una iniziativa, lo ricordiamo, sostenuta anche grazie alla partnership con il Consorzio Creativo e con gli organizzatori del Nonantola Film Festival, quindi e sono anche soggetti. Grazie alla collaborazione di TRC, ricordiamo. Che è stata media partner, esatto, non a caso, insomma, il titolo anche del concorso riporta, allude a una nostra trasmissione proprio dedicata ai corti. E allora adesso arrivo al vivo, insomma, ai partecipanti.
partecipanti, a coloro che insomma hanno colto questa occasione per raccontare qualche cosa di sé, evidentemente. Una suggestione, quella dell'autobus, della fermata dell'autobus, per mettere e sviluppare un'idea. Cristina, la tua qual era di idea? Dunque, innanzitutto devo dire che ho lavorato con ben due registi che provengono dal Nonantola Film Festival. Comunque li vediamo spesso nell'ambito del Nonantola Film Festival, che si terrà a fine aprile. E l'occasione era ghiotta per far lavorare due registi qui, che hanno messo da parte quello che è il loro essere autoriali per fare quello che è poi diventato sostanzialmente uno spot per Seta, perché abbiamo voluto fare qualcosa di estremamente popolare, estremamente condivisibile, sì, senza però cadere nel banale, perché comunque abbiamo messo tutta una serie anche di situazioni abbastanza divertenti che però possono capitare a tutti. La nostra storia è la storia di una famiglia che si deve alzare per andare a un matrimonio e non suona la sveglia, insomma, quindi è una situazione comunissima. Esatto. E quindi c'è questa corsa per arrivare al matrimonio. Il nonno, che invece si è alzato prima e che comunque aveva già pianificato il viaggio, prende l'autobus e poi vedremo come va a finire, però diciamo che gli altri mezzi non portano a destinazione per tempo. Tra l'altro una vicenda per me personalmente anche autobiografica, perché veramente c'è una situazione importantissima della mia vita in cui chi ha preso l'autobus è arrivato in tempo, sì, chi ha deciso di muoversi con mezzi propri si è perso. Io l'ho sperimentato spettacolo. Anch'io, perché sì, mi capita spesso di lavorare in centro, sì, ho provato una sola volta ad andare in macchina, niente, ho detto non più è il mezzo giusto, e l'autobus, e noi lo vedremo anche nel corto che abbiamo fatto, sì, dà questo senso di pace. Infatti noi abbiamo messo come sottofondo una musica di Vivaldi, perché sostanzialmente riconduce a quello che è lo stato emotivo: mi siedo e faccio quello che voglio, guida per me, arriverò, ci metterò, non ho problemi il tempo di parcheggio, che ci vuole. Tra esatto, l'altro scendo vicino a dove devo andare, che a differenza della macchina devo sempre comunque cercare il posto, e poi e non se sei va bene vicino ugualmente casomai, e quindi insomma si traduce in una scelta assolutamente, sì, vincente, e nel nostro corto viene proprio evidenziato. Esatto. Insomma, tra l'altro voi vi siete aggiudicati il primo premio della giuria, sì, quella di qualità, diciamola così, insomma, sì, insomma una soddisfazione in più, sì, no Cristina? Assolutamente sì, perché come dicevo, per noi è stato un esperimento mettere insieme due registi, quindi due teste che hanno una forte personalità, sì, per però creare un prodotto che fosse popolare, che funzionasse, e probabilmente ha funzionato. Comunque quello che è stato fatto è entrato, insomma. E allora quello che è uscito da questa collaborazione, da questo intento, è questo qua: il fine giustifica il mezzo. Ma adesso vado. Oh no, 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 non può essere! Non è suonata la sveglia! Il matrimonio! Stefano, Stefano, sveglia! Dai, muoviti, metti questa! Prepararmi i capelli, tu vai di là, metti i soldi nella busta e per favore un bel biglietto. Felicitazioni. Abbiamo tutto?
fatto. La cocarda c'è. Ci vanno i miti che conoscono la scorciatoia. Quindi non manca più lei. Il nonno. Il nonno! Il nonno. L'autobus non è ancora passato! Se arriviamo tardi mia nipote mi uccide! Io vado in autobus! Ne con le lo, andai in brisi in macchina, ma vado in autobus, andai per là! Mi arriva ultima fessa! Questa volta mia nipote mi cancella definitivamente dal libro di tutti i parenti! Un altro giallo è il nonno. No, 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 ti prego, dai, 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 non fermarti, per favore. La chiesa? Ma dove mi hai portato con questo navigatore maledetto? Via Fassini. Via Fassini, io ti ho detto via Fassini. È stata una bellissima cerimonia. Cosa avevi detto tu che arriva ultimo? Io prendo il 15 e vado al ristorante. Arrivederci. E adesso come facciamo noi? Arriviamo al nonno. Ecco, li vogliamo vedere tutti i crawl finali, insomma, che descrivono anche che bel gruppo siete state, sì, esatto. Siete, insomma, perché poi ci sarebbero aneddoti che noi ci siamo un po' raccontati, sì, così durante la visione del corto, ma davvero descrivono anche un bel clima di, insomma, di amicizia e di collaborazione. E allora Simone, per te il voto, il primo premio appunto decretato dalla giuria popolare, tantissimi click sono arrivati al tuo lavoro, che invece appunto si intitola La fermata dell'autobus, è uno dei luoghi d'incontro per eccellenza, no? Sì. Sì, il titolo non ho cercato cose particolarmente raffinato, comunque particolare, diciamo, perché mi sembrava molto significativo, appunto anche per il filmato che tra poco andremo a vedere, sì, quel titolo lì, perché così come il presidente diceva che, o come tu dicevi, che l'autobus è anche una piazza itinerante, quindi un luogo di incontro pubblico,
la fermata dell'autobus quindi diventa a suo modo un luogo dove ci si può incontrare persone che non conoscevamo, persone che abbiamo conosciuto in passato, che ritroviamo nella fermata. Infatti ad esempio nel filmato la fermata diventa luogo di incontro, che fu la causa, o meglio la motivazione di una relazione tra un ragazzo e questa ragazza. Sì. E quindi questo ragazzo in questo video tornerà a questa fermata perché sa che questa ragazza che l'ha lasciato a suo tempo, abitudinariamente, diciamo, torna lì. Quindi l'autobus come mezzo per arrivare alla fermata, luogo di incontro che è causa e anche effetto delle relazioni che ci sono fra le persone. Senti Simone, tra un po' lo vediamo il tuo corto, quanto vi siete divertiti a realizzarlo? Perché insomma, da quello che sto capendo, tutto il lavoro che c'è dietro, insomma... Sì, molto divertiti, sì. Chiaramente fatto con... io non sono un regista professionista, sì. E ho trovato amici che hanno avuto la pazienza di sorbire, diciamo, nella loro direzione attoriale, quindi ragazzi che non sono attori di professione, però ci siamo divertiti molto, ci abbiamo messo molta passione, ci ho messo molto impegno, anche le persone che hanno lavorato con me ci hanno messo molto impegno, però ci siamo divertiti molto a fare questa cosa. Infatti ringrazio ancora l'occasione che ci è stata data, perché è stato davvero un bello motivo di esperienza e di divertimento in questo ambito. È anche un'occasione per dare un bel messaggio, proprio anche attraverso questo entusiasmo, certo, di cui insomma ci parli. Allora, vediamolo il vostro corto, premiato dalla giuria popolare, appunto, della finestra sull'autobus, la fermata dell'autobus. Forse ho già perso tutto, perché per me tu vali tutto questo. Senza di esagerato. Ma
volta che ti vedo mi sento la persona migliore. Hai un'anima che vorrei avere io. Perché queste cose non me le hai dette quando stavamo insieme? Le cose più belle e più grandi della vita le apprezzo solo da lontano, quando riscorgere la loro bellezza nell'insieme. Pure poeta sei diventato. Solo per te. Insomma, Simone, alla fermata dell'autobus, luogo di incontri, ma anche di nuovi non incontri o nuovi incontri. Esatto, va bene, ti perdoniamola. Il finale non proprio dei più rassicuranti. No, va bene. No, un bellissimo modo, insomma, di mettere anche in campo visioni, possibilità, opportunità. Esatto. Insomma, vi siete divertiti, chissà cos'altro potrà accadere. Presidente, che cosa ne sarà di tutta questa energia, di questa fantasia scaturita anche dai tanti che hanno partecipato a questo concorso? Beh, devo dire che, ripeto, questo lavoro costituisce una piccola miniera di materiale estremamente interessante anche per il nostro lavoro. Sottolineo il fatto che hanno partecipato i ragazzi di tutti i nostri tre bacini, diciamo, di servizio serviti, quindi Modena, Reggio Emilia e Piacenza. Sottolineo anche che ci sono state tre menzioni speciali da parte della giuria, che ha avuto il bel da fare per selezionare poi il vincitore, perché anche altri avevano una qualità davvero interessante. Quindi noi abbiamo intenzione adesso di, naturalmente d'accordo con gli autori, di utilizzarli nelle prossimi mesi in eventi, iniziative che intendiamo sviluppare dentro quella logica che dicevo prima. Sottolineo il fatto che per noi è estremamente importante, e in fondo lo dice molto il taglio del vincitore della giuria popolare, questa dimensione, diciamo, giovanile della creatività, che è anche la dimensione giovanile della nostra utenza. Voglio ricordare che gran parte dei nostri poi utenti sono studenti di scuola media superiore. E questo tipo di linguaggio, il corto, la creatività appunto dei registi, con i quali di nuovo mi complimento, sono per noi un veicolo essenziale per fare di più e in modo più centrato una politica di fidelizzazione. Certo. Noi vorremmo fare in modo che gli studenti, che pure magari hanno avuto non sempre il comfort necessario, insomma, nell'uso dei nostri mezzi, però non ci abbandonassero quando abbandonano la scuola media superiore, potessero continuare a utilizzare il mezzo, perché appunto
citando Marivaux, l'autobus è un po' il luogo del gioco dell'amore e del caso, è una sliding door, insomma, sì, no? Esatto. Possono succedere delle cose anche non immediatamente previste, e allora questo carattere, diciamo, di giustamente, come è stato ricordato, di 10 minuti per te, dove puoi pensare, fantasticare, leggere, chiacchierare, possono essere un elemento che recuperiamo anche nel modo con cui noi utilizziamo il movimento. Cosa che non si può fare con altri mezzi, e l'impegno nostro ovviamente è di farlo con il comfort migliore, con la migliore puntualità, e questo è un'altra parte, diciamo, del discorso. Ma intanto quello che noi vogliamo appunto ribadire è che per noi l'investimento sui giovani utenti del futuro è un elemento essenziale. Questa iniziativa ci aiuta molto a mandare questo messaggio. È vero, e lo fate anche, insomma, dando spazi di creatività, di fantasia, di realizzazione e soddisfazione per i ragazzi, con cui naturalmente mi complimento ancora. Grazie. Complimenti a Cristina Bernardi, la prima classificata, e appunto a Simone Carpi. Grazie. Il primo classificato per la giuria popolare. Grazie, grazie davvero. Grazie a TRC. Anche per ciò che ancora metterete in campo, appunto, per sensibilizzare la gente all'utilizzo del mezzo pubblico. Un bellissimo messaggio che appunto abbiamo voluto sottolineare ancora.